Questo è il concerto della nuova banda Maestro Gabriele Asaro, che ci è stato richiesto dal Comune di Trapani, e nasce l'idea dal fatto che noi utilizziamo come genere principale il swing e quindi amiamo molto questo genere e ci siamo avvalsi appunto di brani che hanno il sapore proprio dell'americano, e in particolare l'americano in Europa è il primo brano che abbiamo seguito di Gershwin. Il titolo è appunto Un americano in Europa, derivato dall'americano a Parigi, che non c'entra niente, però in realtà nasce da lì. Il genere che utilizziamo, jazz, non è, ma è swing. Swing è quindi tutta la parte dell'America centrale, newyorkese, e in particolare brani tipo New York, New York, brani di Frank Sinatra, brani di altro genere. E poi dall'America Latina, quindi per Prado, il cha-cha-cha, il mambo, la rumba, e in particolare poi abbiamo utilizzato alcuni brani che nascono nell'America Latina come tango argentino, però noi abbiamo messo nel nostro repertorio i brani di Astor Piazzolla, che non fa tango argentino, ma un tango argentino jazzizzato, vogliamo usare questo termine, perché lui si è adattato alla musica jazz con il tango. Il pubblico ha apprezzato moltissimo, è stato vicino a noi, ha ballato, ha cantato e ci ha applauditi tantissimo, e questo ci ha fatto veramente onore. E ci ha aiutati anche nel concerto, perché questa vicinanza del pubblico e questo suo calore ci ha fatto veramente sentire liberi di fare quello che volevamo. La location, che comunque era molto suggestiva, il pubblico che era coinvolto e coinvolgente allo stesso tempo, quindi comunque ci stimolava a suonare ogni brano sempre in maniera più professionale e anche divertendoci allo stesso modo, perché noi siamo fondamentalmente sì una band, orchestra, ma siamo anche un'associazione. L'associazione è fatta di persone che ci mettono il cuore e che comunque copre varie fasce d'età. Abbiamo i piccolini, abbiamo i ragazzi, abbiamo gli adulti, abbiamo i diversamente giovani. E questo però comunque non queste differenze di età non sono degli ostacoli per noi, sono sempre delle risorse, e la musica ci aiuta comunque ad accomunarci tutti. Proprio per questo pensiamo che la musica sia fondamentale, sia importante per un percorso di crescita sano anche dal punto di vista relazionale. Per questo motivo proprio volevo aggiungere che i nostri corsi di musica sono sempre aperti tutto l'anno.